Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 31esimo episodio della nostra serie di Minecraft, signori. Allora, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che lasciate a serie e a canale, signori. E vi ricordo sempre che se avete consigli di darmeli. Oggi, decisi signori, oggi andiamo alla ricerca della fortezza del Nether, signori. Decisi, ho preparato tutto. Cazzo, l'ho sbagliato il pulsante. Ho preparato tutto. Allora, abbiamo i blocchi da costruzione. Ho preso il legno. Il carbone ce l'abbiamo, le torce ce l'abbiamo, ho fatto un letto, abbiamo l'ossidiana, così se dovessimo tornare dall'altra parte del mondo possiamo comunque tornare da qua e non dobbiamo rifarci tutto il percorso del Nether. Abbiamo un acciarino, abbiamo 64 torce e abbiamo un elmetto d'oro in cui ho messo i due libri che avevamo di protezione 2 e di distruttibilità 1. Infatti abbiamo solamente due livelli, ci sono rimasti sul groppone, signori. Ma detto questo, io non perderei altro tempo, leverei questo e andrei a mettere questo. Mi fate vedere un attimino nel libro. Noi abbiamo le nostre coordinate. Coordinate casa sì e miniera abbandonata sì. Perfetto, ok. Possiamo andare, signori. Decisi, come se non ci fosse un domani. L'elmetto d'oro ce l'abbiamo, sì. Andiamo nel Nether, signori. E speriamo che questa volta vada bene, perché l'ultima volta siamo morti e abbiamo perso tutto. Il delirio è più totale. Ok. Calma e sangue freddo. Per prima cosa, prendiamo le coordinate di casa nostra, della nostra situazione. Allora, abbiamo port nether x, perché sennò finisce male come l'altra volta, signori. Vabbè che... Allora, intanto è meglio che io me le scrivo pure da parte. X meno 29, meno 29, questo ve lo sto lasciando, Z, Y, Z va bene, meno 9, no, meno 9 e Y uguale 55, perfetto, me lo sono scritto anche da parte perché se moriamo perdiamo il libro, perdiamo tutto, meno 29, Y 55, e questo è interessante, Z meno 9.2, vabbè, meno 9, perfetto, fatto. Ora se io apro il libro ce l'ho salvata, perfetto signori, quindi siamo organizzatissimi. Verso dove andiamo? Questa è una bella domanda, verso dove andiamo? Allora, non so che dirvi, proviamo ad andare di là, perché di qua sembra proprio inaccessibile. Ricordo che di qui è inaccessibile la situazione, signori. Proviamo, se magari non evito di sbagliare i tasti, proviamo ad andare di qua con molta calma e serenità e tranquillità. Iniziamo la nostra avventura nel Nether, signori, e io direi anche di iniziare a mettere delle torcine, che l'ultima volta siamo rimasti fregati senza mettere le torce. Proviamo ad andare di qua, signori. Da qualche parte sbucheremo. Me lo sento, da qualche parte sbucheremo. Da là mi sembra più tranquilla la situazione. Dai, andiamo di qua. C'è dell'oro, ma io non mi rischierei a prenderlo, signori. Non siamo qui per affrontare mostri e mostriciattoli. Ecco, già vedi, lì toccavamo l'oro, finiva malissimo. Il quarzo lo potremmo prendere? Il quarzo ci potrebbe servire, ma... Quello è un maiale rompiscato? No, è un porcellino normale. Là ci sono i miei vecchi ponti, signori. Inizio. Io ho paura. Io non lo sopporto il Nether, signori. Io il Nether decisamente non lo sopporto. Non è cosa mia il Nether. Mi ha sempre dato fastidio il Nether. Perché? Ci sono quelli che si divertono nel Nether. Io no. Mi dai il blocchetto di costruzione? Grazie. Chiudiamo qui che già mi mette ansia. Grazie, ti ho detto grazie. Ah, ok. Proviamo a salire di qua. L'alluminite potrebbe essere interessante. Proviamo a salire di qua. Così dico, questo pilarone dovrebbe essere facilmente riconoscibile. Ok, dritto per dritto, signori. Dritto per dritto. Così intanto è sicuro che non caschiamo giù. Sperando che non ci siano maiali strani in avvistamento. Ok, continuiamo a procedere, signori. Io poi qui arrivo, vedo la mia torcia, vedo che devo scendere di là e va bene, abbiamo una strada segnata. Continuiamo a seguire l'istinto, signori. Continuiamo a seguire l'istinto che da cazzo ci sta portando. Un Enderman, non penso sia il momento giusto di affrontare l'Enderman, decisamente no. Proviamo ad andare di qua.
Proviamo ad andare di qua. C'è una strada di qua, forse sì. Forse sì, ma si ferma lì. Quindi non è una strada che serve, porca di una miseria infame. Ok. Con calma e sangue freddo, signori. Con calma e sangue freddo. Andiamo lontano da quello slime che, sinceramente. Allora, lo potremmo anche ammazzare, sinceramente. Però l'importante è che non ci sono piccignaccoli o altri elementi nelle vicinanze, perché se colpiamo un piccignaccolo poi sono cavoli amari, è giusto? Poi troviamo tutta quanta la... Aia! Chi che mi ha colpito? Ok, non... Quando la smettete di rompere tutti quanti le scatole mi fate un grossissimo favore, grazie, grazie, gentilissimi, 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 vi ho fatto partecipare al video, ora levatevi dalle scatole, grazie, grazie, gentili, gentili. Recuperiamo questa luminite? Mai la recupererei, una volta che abbiamo il piccone con fortuna, signori, ne basta pochina di questa e ci siamo fatti un sacco di cose. 36, già, non è male. Allora, ma noi siamo in un vicolo cieco? Siamo finiti da questa parte, ma non vedo sbocchi interessanti per la nostra situazione. Io non ho una pala e questa, non lo so, non è buona. Però stiamo calmi, torcina, torcina, per indicare che stiamo passando di qua. Qua c'è tutta la strada chiusa, ma noi ce ne sbattiamo altamente, la strada ce la creiamo da soli. Tu sei un maledettissimo, tu sei un maledettissimo. Mi è saltato davanti mentre stavo utilizzando il piccone, signori. Questa a subire un colpo e a far partire. Ok. Decisamente no buono. Decisamente no buono. Facciamo un attimino il giro da questa parte. Ancora peggio, signori. Decisamente ancora peggio. Però forse possiamo costruirci un ponticello senza. No, lì però, mannaggia a te. Un ponticello carino e coccoloso. Ok, calma. Calma, dove me lo fai mettere? No, così scendiamo, va bene, non ha importanza. Cosa sto facendo? Non lo so nemmeno io, signori. Non chiedetemelo. Io nel Nether ogni volta muoio in maniera male. Nel Nether muoio in maniera male. Quindi voglio cercare di evitare di morire. E trovare quella cazzola di fortezza. Torcina, torcina, torcina. Dobbiamo recuperare il nostro percorso. Più o meno troveremo. Vabbè, che se beh, avendo l'ossidiana, signori, a noi di questo percorso frega poco. Perché poi l'importante è che abbiamo le coordinate di casa scritte da qualche parte. E quindi va bene così. Ok. Sabbia del deserto. Ok. Il nulla più totale. Bene. Bene. Ci lanciamo? Che dobbiamo fare, signori? Cibo in mano e scendiamo. Ok, calma. Calma, calma, calma. Perché ora qui iniziano le rotture di scatole. Dobbiamo per forza girare di qua. Dobbiamo per forza girare di qua. Dobbiamo stare attenti ai maialoni, signori, i maialoni. Infatti io perché non ho lo scudo? Ok. Maledetto, maledetto. Ci mancava lo scheletro, signori. Ci mancava lo scheletro a romperci le scatole. In questa situazione così particolare. Allora, sempre shift premuto. Avviciniamoci qua. Me lo fai fare un ponte di lì? Neanche per il Kaiser mi fa fare un ponte di qui. Sto per fare una cosa pericolosissima, sto per fare una cosa pericolosissima, lo so, ma lo sto facendo, lo so, ma lo sto facendo. Ok, calma, 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 relax. Ok. E abbiamo gironzolato l'ostacolo, bene. E mo come cazzo ci scende là sotto? Mo come cazzo ci scende là sotto? Lo scopriremo a breve, signori. Ora qui c'è nuovamente. Ok, qui un minimo di strada, forse, 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 ok. Zio, c'ho l'elmetto d'oro, ma se magari ti levi, grazie, gentilissimo. Ok, e qui non si muore male. Ecco, quello è un problema, per esempio, quello è un fottutissimo problema, signori. Quello è un fottutissimo problema. Maiale.
Maiale a Tekken non te lo dice pure. Dove sei? Fatti vedere. Fatti vedere, maialozzo che non sei altro. Fatti vedere. Perché scappi? Che cazzarola è che mi spara? Lui è troppo lontano. Non era qua il maialozzo. Che fine ha fatto il maialozzo? Perché mi deve ammazzare il maialozzo? Perché il maialozzo mi deve ammazzare? Signore, è sparito il maiale. Bene. Il maiale è sparito e a noi questa cosa non va per niente a genio. Sto correndo come se non ci fosse un domani, cercando di evitare qualsiasi incontro che possa mettere a repentaglio la nostra vita. Corri, Forest, corri! So dove sto andando? No. Dove cazzo la sto andando, signori? E qua si scende. No. Possiamo fare così. Ok. Sempre il mio bellissimo elmetto d'oro, quindi non rompete le scatole. Riesco a saltare lì. Ok. Facciamo un po' di parkour, come direbbero quelli bravi. No, 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 giriamo al largo da questa zona, signori, che c'è un lago di lava praticamente. Bene. No, 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 sali, 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 ancora, ancora. Ok, ci siamo salvati col per il rotto della cuffia. Maialozzo di sto cazzo. Sto cavolo. Sto cavolo. Sto cavolo. E muori. Ok. E lui siamo riusciti ad eliminarlo in maniera tranquilla. Pure che ce ne possono essere altri, ma noi corriamo. Non dando confidenza a nessuno, corriamo male. Mi piacerebbe sapere anche dove stiamo andando, signori. Ok. La zona brutta è finita, signori. La zona brutta dovrebbe essere finita. Io non ho messo più torce, sono un demente. Sono fottutamente un demente, signori. Siamo tornati nella zona, in una zona tranquilla, ok. Spuntano mostri strani che noi ignoriamo palesemente. Pigmen che a noi non interessano. Buchi che neanche guardiamo da lontano. Bene, bene. Continuiamo a procedere, signori. Continuiamo a... La fortezza! Non ci posso credere! Abbiamo trovato la fortezza! Spettacolo! Abbiamo trovato la fortezza, signori! L'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata, signori. Fortezza del Nether conquistata. Aspettate, aspettate, devo farmi mettere l'achievement, se no non funziona. Voglio completare il video con l'achievement. Dai, è così, dai, è così. C'è qualcuno che mi ammazza male, però dobbiamo stare attenti, signori. Dai, è così. Ok, progresso compiuto. Guarda quei due begli Enderman là sotto che ignoreremo palesemente. Signori, mettiamo un'altra torcia qui e io penso che anche qui potremmo costruire il nostro bellissimo portale. Detto questo, signori, siamo riusciti a vivere e a finire e a trovare la fortezza. Signori, io per questo video vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!